Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Finalmente posso farvi questo video. Se mi seguite da almeno ottobre-novembre saprete che ho passato un periodo un pochino così. Ma oggi vi spiego tutto perché finalmente ho qualche sicurezza / certezza. Finalmente ho un pochino le idee chiare. Allora, cercherò di essere rapida e indolore, ma noi sappiamo tutti che non succederà. Ma vabbè. Allora, cosa è successo? Essenzialmente tutto nasce verso ottobre-novembre, quando realizzo, ho questa illuminazione, diciamo, che il mio lavoro non mi soddisfa, non mi appaga. Io, lo ripeto per chi magari non mi segue, a settembre 2018, quindi un anno e mezzo fa, ho deciso di intraprendere questo lavoro full time, che è il lavoro di influencer. Quindi lavorare a tempo pieno con i social, tramite i social, collaborando con aziende, creando contenuti, eccetera. Dopo un anno ho realizzato che mi ero illusa, pensavo, di far parte dei piani marketing delle aziende, di poter avere un ruolo attivo. Molto spesso quindi mi ritrovo a tavolino con i social media marketing managers di un'azienda oppure dell'agenzia al quale si sono rivolti a discutere e creare un piano di attacco. Però appunto mi ero illusa e così non è. Nel senso che le aziende decidono quali influencer coinvolgere nelle loro attività e poi l'influencer deve soltanto agire. Quindi nessuno mi chiede di essere intelligente, brillante, di far valere la mia testa. Magari sì, nell'esecuzione dei contenuti ci vuole testa perché li devi rendere comunque interessanti, accattivanti, eccetera. Però la nerd che è dentro di me si è un po' ribellata, si è sentita messa da parte, ha detto «Oh, che cacchio stiamo facendo?». Inoltre, devo ammettere che nel momento in cui io ho reso questa attività la mia unica attività giornaliera, ho perso tanti stimoli. E la perdita di questi stimoli ha anche impattato, secondo me, sulla mia comunicazione. Mi sono trovata spesso a non avere niente da raccontare, perché prima avevo degli stimoli esterni, ad esempio l'università, che mi portava a avere una comunicazione più incentrata su qualcosa di tangibile, sulla mia vita, su cose più vicine a voi ma anche più significative. In questo momento invece mi ritrovo a non avere più quegli stimoli e gli stimoli mi sono dati dal lavoro che faccio con le aziende, perché quelle sono le mie attività. In questo modo a me sembra che la mia comunicazione si sia molto appiattita, cioè tutto ciò che comunico è basato sì su ciò che vivo, che però è una conseguenza dei lavori che faccio con le aziende. Vabbè, quindi detto questo, momento di crisi. Momento di crisi che è stato anche appesantito dal fatto che mi sono trovata con molto tempo libero. Da settembre-ottobre ho preparato la presentazione per quando sono andata a tenere la lezione manageriale alla Quo Business School. Poi ho cominciato il corso da personal trainer e ho occupato altri 3 mesi così. Però quando passai i pomeriggi a studiare mi sono chiesta, ma scusa, ma prima io cosa faccio? Cioè, se io non stessi studiando, ora che cosa farei? E lì ho realizzato che tutto l'anno scorso io occupavo il mio tempo andando a fare delle commissioni, inventandomi cose, inventandomi di andare dall'estetista, di andare a fare una commissione, andavo a piedi lontano per raggiungere questi posti, però non l'avevo realizzato, ma seppure il mio lavoro comunque è impegnativo, non sto dicendo questo perché è un anno e mezzo che lo faccio ed è stato impegnativo, però non impegna tutta la giornata, cioè io posso fare un lavoro anche in 20 minuti di foto, video, eccetera, però poi, ed anche il bello di questo, ho tutto il tempo libero, solo che io, come Silvia, cioè questo tempo libero ho bisogno di occuparlo, cioè io sono un tipo di persona che deve andare a mille, sempre, poi è giusto fermarsi e
Secondo me nel momento in cui vai a 1000 e ti fermi sei in grado di apprezzare molto di più il momento in cui ti sei fermato rispetto a quando vai a 50, ti fermi e dici oh che cacchio ancora, mi sono fermato. Quindi vabbè, io sono una persona che deve avere cose da fare perché se no smatta. E ho realizzato che il mio lavoro non è sempre on the go, sempre 100%. Ci sono giorni che sinceramente non ho niente da fare. Cioè, oltre magari ad andare in palestra, perché io mi dico vai in palestra, non ho un posto dove andare, una cosa da fare. Ragazzi, cioè, posso dire, a 26 anni è deprimente. E infatti penso di essere entrata in depressione quando l'ho realizzato, che è ottobre, novembre, dicembre dell'anno scorso. Perché, cioè, ti svegli la mattina e non hai niente da andare, da fare, da brigare. Mi devo inventare le cose, ed è la parte più difficile magari, ed è quella che dovrebbe essere stimolante. Cioè, sì, ti svegli la mattina, però devi incominciare a pensare a cosa fare, eccetera. Però, qui forse si chiude anche il cerchio, perché non l'avevo premeditato tutto questo discorso, lo sto un po' studiando mentre parlo. Cioè il fatto che io sui social ho una comunicazione un po' particolare, nel senso, io ho sempre trattato Instagram, YouTube, tutti i miei social come un mio diario. Diario della mia vita, del mio percorso, dalla mia malattia, tutta la rinascita, eccetera. Però, ad esempio, mentre andavo all'università, del mio percorso di studi, quindi di quando mi organizzavo per studiare, ma allo stesso tempo allenarmi, eccetera. Ho riflettuto e io perché sono sui social? Io sono sui social perché voglio mostrare che è possibile avere uno stile di vita sano nonostante i mille impegni della vita. Ok. Cioè, questa è quella che si può chiamare la mia mission. Perché sei sui social? Per questo motivo. Ora, parliamone. Ditemi come io posso avere questa mission se mi sveglio la mattina, io mi sveglio alle 6 perché sono stronza, ma potrei benissimo svegliarmi alle 8:30, con calma, fare colazione, con calma andare in palestra, tornare e prepararmi da mangiare. Dopo pranzo, riposino perché sei un po' stanchino, no? Quindi ti svegli alle 4, merendina, sistemi un po', fai un po' di video così, parli un po', fai un po' di stories, eccetera, ti prepari la cena, la passi la serata sul divano e vai a letto. La vita di un pensionato, praticamente, ok? Ho 26 anni. Ma soprattutto, a parte questo, io, ma con che coraggio riesco a trasmettere il messaggio, nonostante i mille impegni della vita riesci a fare tutto, se io non faccio un cacchio? Cioè, a me sta cosa ha mandato in paranoia, ed è per questo che negli ultimi video, ma in realtà ho realizzato che è da un anno e mezzo che io non riesco a fare un vlog di cui vado fiera. Cioè, a volte finisco un vlog e dico, ma io posso mostrare una vita così? Non mi sto lamentando della mia vita, però vorrei che si capisse che, cioè, io non ce la posso fare, non, per me viene meno il motivo per cui sono sui social. E d'altro lato io non sono neanche una persona che riesce a fare video fini a se stessi, contenuti fini a se stessi, perché non è la mia indole e non è il motivo per cui io sono su YouTube o Instagram. Ho provato a fare video fini a se stessi, nel senso di consigli, cose molto, anche un po' forse impersonali, tipo le 5 cose per, questo fare per. Secondo me, se integrati in un cerchio di vita condivisa, ci può stare. Però fare un canale, ovvero un canale solo così, quindi video che non sono della mia vita, per me non ha senso, perché io ho un altro obiettivo emotivo per stare sui social, che non è quello di intrattenere, ma condividere la mia vita. Voi capite che ho avuto un momento totalmente di sbarellamento, perché non sono soddisfatta del mio lavoro, in più il mio lavoro non mi fa nemmeno rendere soddisfatta della mia cosa, di tutto, casino.
Quindi, cos'è successo in quest'ultimo periodo? Ho deciso di fare un passo indietro. Ho realizzato quando era il periodo in cui ero soddisfatta, stavo bene e mi piaceva quello che comunicavo sui social, ed era il periodo universitario, cioè un periodo in cui facevo una cosa e i social erano il mio hobby. Quindi ho deciso, questa è la novità, di far ritornare i miei social il mio hobby, nel frattempo è arrivata anche Luna per supporto morale, e avere una main activity. Main activity è il lavoro in azienda. Non avete idea di quanto io sia felice di poter finalmente dirlo. Vi giuro, mi brillano gli occhi. Oh. Allora, in questi ultimi mesi ho fatto dei colloqui e alla fine ho trovato lavoro. Farò un part time perché ora va ben tutto, ma anch'io ho bisogno di entrare con le punte, perché insomma, secondo me, se faccio all in e inizio facendo un lavoro 8 ore al giorno, sbarello, e dopo un giorno dico ok, no, non fa per me. Quindi ho deciso di iniziare facendo un part time, farò un periodo di prova, 3 mesi, e poi vedremo. L'azienda è l'azienda dei miei sogni. Forse, chissà, non lo so. Ve ne avevo parlato in un mio video su YouTube quando andavo all'università, perché è un'azienda che ho conosciuto all'università ed è McCann, l'agenzia pubblicitaria tra le più grandi al mondo. McCann venne a fare una presentazione alla mia università e io mi ricordo che mi girai verso Veronica e le dissi: io voglio andare a lavorare in questa azienda. Questa è l'azienda dei miei sogni. Penso che a livello social questa mia decisione possa essere un'arma a doppio taglio. Forse l'aspetto negativo è che, essendo impegnata comunque 4 ore al giorno, sarò meno presente sui social, però secondo me mi riporta indietro, mi riporta a far sì che voi vi identifichiate di più in me, in ciò che faccio, perché ho il presentimento che in questo momento voi, dato anche dal lavoro che faccio, vedendo anche tutta la mia libertà, il fatto che non ho un luogo fisico dove andare, eccetera, voi mi vedete forse lontano da voi, ecco. Invece penso che questo possa far sì che io mi riavvicini a voi, che voi riusciate ad identificarvi maggiormente con me e che quindi anche quello che voglio comunicare tramite i miei social, appunto quello di riuscire a far tutto nonostante non si abbia tempo, abbia più senso, più significato per voi. Cioè, io voglio che voi guardiate i miei video e pensiate: cacchio, lei ha un lavoro come me, una famiglia come me, una casa da gestire, eccetera, però riesce anche ad allenarsi, a mangiare sano e nonostante a volte non ce la faccia perché anche lei è umana, però cacchio, questo mi dà motivazione, lo voglio fare anch'io, sì, ce la posso fare. Ragazzi, io questo voglio, non voglio che voi guardate i miei video e pensiate: cacchio, però anch'io vorrei avere tutta la giornata libera, sai quante volte mi allenerei? Che giustamente è una cosa che voi in questo momento probabilmente pensate, ma lo penserei anch'io, lo penso anch'io sinceramente. Quindi nulla, ragazzi, io spero cioè ora sono proprio felice, sono felice, non vedo l'ora di iniziare, penso che inizierò fra un paio di settimane o non lo so, io sono già, e in realtà poi non vedo l'ora di portarvi con me e raccontarvi quello che faccio al lavoro, perché è una figata. Però vabbè, entreremo nei dettagli quando lo saprò anch'io un po' meglio. Ovviamente continuerò a collaborare con le aziende che desiderano lavorare con me. La mia attività principale diventerà piano piano il lavoro in azienda, il lavoro in ufficio. Voglio essere una donna in carriera, businesswoman. In questo modo penso che potrò vivere anche con più leggerezza le mie collaborazioni in questo mondo social, perché la mia parte nerd verrà appagata, si spera, tramite il lavoro. E poi chissà, andrà come deve andare. Io sono una persona che va molto a sensazione, a sentimento, mi ascolto molto, penso di avervelo già fatto capire anche soltanto per, ad esempio, i miei allenamenti, la mia alimentazione, e sono così nella vita. Adesso è una cosa che sento di fare, che se ci penso mi rende felice, e voglio seguire questa sensazione. Magari
tra un mese, tra due mesi, scopro che neanche quella è la mia strada, che neanche quella cosa mi rende felice, e allora inizierò la ricerca per qualcos'altro, perché il mio obiettivo nella vita è essere soddisfatta, è svegliarmi la mattina e essere felice. Io non voglio svegliarmi la mattina e sentirmi inutile, sentirmi vuota, pensare che la mia vita non abbia un senso. E basta. Era una cosa che vi volevo raccontare da tanto tempo e non vedevo l'ora. Se siete arrivati alla fine di questo video, grazie. Penso e spero che i prossimi, ora da quando inizierò, i prossimi vlog saranno più ispiranti, motivanti, e io sono felice di poter continuare a fare tutto questo e essere felice dentro, perché è quello che conta. Basta. Ciao ragazzi. Ciao. Yuna. Yuna. Oddio, oddio, cosa ho fatto? Salvaci tu. E tu pomeriggio senza la mamma cosa combini? Oh amore, non ti deprimere. Sei felice che la mamma va a lavorare adesso? Ciao a tutti, grazie mille e ci vediamo al prossimo video.